Nella dodicesima giornata di ritorno della Serie B, caratterizzata dai pareggi, ben 7 dei quali 5 finiti 0-0, il Como, imponendosi di misura all'Atalanta, è tornato capolista solitario, staccando di un punto la Pistoiese, che solo a 2 minuti dalla fine è riuscita a pareggiare sul campo del Monza. I lariani guidano la graduatoria con 5 punti sulla quarta, il Brescia, che con il pari ottenuto a Palermo ha conquistato un punto prezioso per continuare a sperare. Con le rondinelle bresciane sperano ancora il Bari, passato indenne sul campo del Taranto, e il Verona, che dopo 3 sconfitte consecutive è tornato alla vittoria contro la San Benedettese. Ecco l'azione del gol del Como all'Atalanta. Cavagnetto è molto bravo a precedere tutti i difensori bergamaschi e a mettere alle spalle di Alessandrelli. Nella ripresa il forcing degli ospiti sarà praticamente inutile. Qui Bertuzzo avrebbe un'occasione buona, ma non riesce a concludere.